Ciao a tutti e bentornati sul canale. Il video di oggi si chiama Aspettando Stormgate, perché penso e credo, poi magari mi sbaglio, ma mi sembra di capire che se andiamo a fare una roadmap di quelli che sono i principali RTS che stanno per uscire, quello più imminente è Stormgate, che uscirà tra circa un paio di settimane, fine luglio, inizio agosto, se non mi sbaglio. Quindi, quando uscirà cercherò di dargli la giusta copertura, come continuerò a darla a Batteraces, anche se Batteraces, questa fase di beta è praticamente finita, c'è ancora un giorno, ma francamente l'ho provato abbastanza per dire che è veramente un bel gioco molto divertente, che ha un alto potenziale, sicuramente può migliorare ancora tanto, però insomma diciamo che ormai questa fase di beta è finita. Quindi in queste 2 settimane, oltre al classico single player, magari dico provo a prendere un po' Warcraft 3, così vado ad allenare un po' la micro. E va bene, vediamo un attimo. Io tempo fa avevo ricominciato a giocare, poi abbandonai di nuovo perché non c'era la possibilità di bannare le mappe. E a me personalmente avamposto di Terenas e Tempio Perduto proprio non piacciono. Isole d'Eco, boh, non so perché l'ho tolta. Isole d'Eco tutto sommato è abbastanza fattibile. Sicuramente c'è qualcosa che potrei andare a togliere al posto di Isole d'Eco. E tipo, ma tipo questa che è più grande. Vai, facciamoci una partita uno contro uno. Ho messo come si dice, la grafica vecchia. Voglio vedere un pochino se mi ci trovo meglio con la grafica vecchia. Sono curioso. Sicuramente da un punto di vista di microgestione, la grafica vecchia è migliore. Da un punto di vista ovviamente prettamente estetico, no, la grafica nuova è più bella. Kul'dan, Elfi della Notte. Allora, vediamo un pochino se mi ricordo come funziona. Se non sbaglio si fa subito. Io poi è un po'. Io ovviamente dopo ogni volta che un po' che non gioco ho sempre poi dei problemi a ricominciare. Comunque, vediamo un po' anche qua. Ok. Giustamente scriviamo. Salutiamo. Bella. Comunque anche la grafica vecchia è fatta veramente bene, cioè se ci pensiamo che questo è un gioco che è uscito più di 20 anni fa, mamma mia, che giocone, si difende ancora benissimo. Quando giocate ricordatevi sempre il più possibile utilizzare i tasti rapidi, chissà se è possibile che anche con la grafica vecchia ci sia il modello Arcimago Jaina. Non lo so. Vediamo un po'. Mi sa di no, 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 no. C'è solo il modello Arcimago classico con la grafica vecchia. Solo grafica nuova permette di fare Jaina. O almeno così sembra. Una cosa che ad esempio mi lascio un po' perplesso di Stormgate, no scusate, di Stormgate, di Batteraces che ho giocato di recente, è che non c'è lo scout. Qua su Warcraft 3, come vedete, ecco la mappa, io non so niente dell'avversario. Qualsiasi informazione me la devo andare a prendere di prepotenza. E anzi, ho sbagliato perché non sono andato a vedere che cosa sta facendo. Del mio aiuto? Sì, mio signore.
Vogliamo procedere. Allora. Mio signore? Questo. Benissimo, c'è. Allora vado. Questo. D'accordo. Cosa c'è? Allora vado. Adesso cosa c'è? Hai bisogno del mio aiuto? Adesso Ora ho cosa c'è? premuto barra spaziatrice. Perché sono talmente abituato a giocare a Battle Aces che io avevo settato il richiamo del gruppo proprio su barra spaziatrice. Questo, vabbè, è il momento di farlo. Vediamo dov'è. Allora. A me piace un sacco il paladino. Vorrei fare il paladino, non ho visto lui che eroe ha. Vorrei fare il paladino e la naga, probabilmente. Mi faccio un upgrade. Comunque, a livello prettamente di microgestione, effettivamente la grafica vecchia dà qualcosa in più. Allora, gli voglio dare questo, gli voglio dare questo, gli voglio dare questo. Veramente forte sta diventando questo paladino. Forse è sbagliato, forse il tipo di intelligenza senza forse era meglio. Nelle mani dell'arcimago, ma va bene. Ok. Cosa c'è?
bisogno del mio aiuto? Vogliamo procedere? Come vuoi. La rischiamo qua. Ha più anelli della protezione questo paladino che... Mamma mia. Facciamo fare un livello alla naga. Il libro lo voglio dare al paladino. Ok. Questo lo potenziamo. Vabbè, penso che siano le prime partite, quindi a volte capita di trovare giocatori con un MMR diverso. Ora era veramente tanto che non giocavo a Warcraft 3. Comunque, vabbè, dai, ne facciamo un'altra. È un periodo particolarmente interessante il 2024 come RTS, perché ne stanno uscendo diversi. Poi, quello che abbiamo provato finora, Battle Aces, è qualcosa di completamente nuovo, in un certo senso quasi rivoluzionario, perché comunque sia è un RTS fatto da unità senza eroi, dove si entra subito nel vivo dell'azione, una macro veramente ridotta ai minimi termini, e il giocatore si può concentrare probabilmente sulla parte divertente, che sono quelli degli scontri. Ovviamente ci sono delle cose che devono essere migliorate, perché non è detto che non, il fatto che non ci sia la macro non sia divertente. La macro personalmente è una cosa che io adoro, perché riuscire a gestire il macro game, cioè tutta quella componente che ti fa aumentare l'economia, che ti fa creare un esercito, è veramente bello, è appagante. Arrivare, che ne so, al settimo minuto con un esercito di 50 di cibo e una espansione in più dell'avversario, quello è macro, è soddisfazione anche quella. Quindi, stiamo un pochino a vedere. E Stormgate invece è molto più simile in un certo senso a StarCraft 2, molto più simile, comunque sia se le unità ci mettono un po' di tempo per essere costruite, bisogna creare ovviamente delle strutture di produzione, ci sono i lavoratori che vanno ovviamente a distrarre, e ha delle componenti anche simili a quelle che abbiamo già visto con Warcraft 3,
Ci sono dei campi di mercenari che, qualora venissero fatti, ti permettono poi di avere, diciamo, dei vantaggi tattici. Warcraft 3 è un gioco dove onestamente la macro è quasi inesistente, questo è in dubbio. Però è anche vero che viene compensata da una difficoltà enorme in termini di microgestione. Questo Warcraft 3 è veramente il classico gioco RTS dove se l'avversario è più forte, è semplicemente più forte. Ora c'è un problema, è stato talmente veloce il tempo di caricamento che io non ho neanche visto la razza dell'avversario. Wow, buono. Voglio fare una cosa. Dovrei aver impostato, sì, uno scout. Se cliccate sull'unità vedete che compare poi un rettangolo, un quadratino sulla base dell'avversario, che è esattamente il punto dove lui si recherà dopo ovviamente essersi trasformato in miliziano. Se fossi umani dovrei pensare ad espandermi. Se non è umani, no. Non ho una necessità immediata. Poi a me non piace tantissimo giocare all'espansione, dico la verità. No, è orchi. Lui sta già arrivando, quindi va bene, la torre la facciamo. Lui veramente in brevissimo arriva. La torre contro orchi è la classica cosa che è meglio avere fin da subito, piuttosto che veramente ritrovarsi ad averne bisogno e non averla. Ok, ora sono molto più tranquillo. È un po' che non gioco in questa mappa. Contro orchi di solito si fa il Mountain King. Quando poi devo comprare i sandali della velocità o gli stivali, non mi ricordo come si chiama. Vogliamo procedere.
Vogliamo procedere. Lavoro finito. Che c'è? Allora, le nostre forze sono sotto attacco. D'accordo. Hai bisogno del mio aiuto? Salve. Ok. Adesso cosa c'è? Vogliamo procedere. Bene. Ordine. Adesso cosa c'è? Hai bisogno del mio aiuto? Bene. Bravo. Non vedo l'ora. Adesso cosa c'è? Vogliamo procedere. Sì, mio signore. Sì, signore. Vogliamo procedere. Adesso cosa c'è? Bene. Come vuoi? Il fuori prostare il sedare. Serve più oro. Non ci faccio granché coi fanti, secondo me sono un po' troppo deboli contro l'avversario, quindi se le posso riciclare tutto sommato non mi dispiace, magari con qualche sacerdote in più. Ora aspettiamo il nostro amico Mountain King, che è quello che ci darà poi, che assorbirà l'urto, e poi andiamo.
Faccio un po' di fattorie perché a un certo punto potrei... Così mi sentivo anche questo. E qua c'è già passato. Vogliamo procedere. Hai bisogno del mio aiuto? Perfetto. Lavoro finito. Lavoro finito. Vai come vuoi. Bene. Cosa c'è? Adesso cosa c'è? Ottimi, ottimi. Gli anelli della protezione sul Mountain King sono fortissimi. Ok, sarebbe l'ideale una pozione tipo dell'invincibilità. Potrei anche comprare dei globi. Non lo so. La piuma potrei comprare. Ci sono diverse cose che potrei fare. Andiamo all'attacco, dai. Perché se quello era... Il capo Taure non è messo benissimo. Ok, ho talmente tante risorse che a questo punto devo usarle. Thank you.
questo punto mi viene in mente che lui potrebbe averci un'espansione. Vabbè, qualche torre non fa la differenza, sono troppo forti. GG. Va bene, anche perché qua le partite durano un po', quindi alla fine rischio di fare dei game troppo lunghi. La prima partita così così, la seconda direi che ci siamo divertiti molto di più. E niente, non so cos'altro dire. Spero che, ecco, i video degli ultimi tempi dedicati a Battle Aces vi siano piaciuti e che chi fosse interessato a giocarlo ha avuto modo di giocarlo e di provarlo. Ovviamente penso che questo sia un gioco che proseguirà con altre fasi di beta, perché insomma abbastanza palese che ancora c'è del lavoro da fare. Però l'inizio, devo dire, è stato molto interessante, perché come ho detto è stato molto molto divertente giocarlo. E per quanto riguarda Stormgate, è un gioco molto più sullo StarCraft 2, e se mi riesce anche quello lo porterò sul canale. Spero che anche questo anche Stormgate vi potrà piacere. Come sempre, io spero che oggi siamo stati un po' in compagnia, vi siete divertiti insieme a me. Se avete dei consigli, dite pure. E come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie per la visione e un salutone. Ciao ciao.